Amici e appassionati della Giovane Italia, qui per voi Matteo Vigliotti, pronto a raccontarvi tutte le emozioni di Campania-Lombardia Under 17, la finale, gara che si è disputata al campo sportivo Sciorba Stadium di Genova. Vi preannunciamo che è stata, soprattutto nella ripresa, una gara straordinaria, ma è iniziata con questi 22 in campo. Valerio Gazzaneo sceglie il 5-3-2 con Ciuccio e il capitano Calvino come punte, supportati da Capone, Orrico e Iovieno a centrocampo. Ecco le scelte invece della Lombardia, allenata da Daniele Tacchinin. 4-2-3-1 con Simoncelli, il capitano, al cerchio di centrocampo. Buzzetti, il trequartista, dietro l'unica punta, Gamba. Le due squadre vengono da un cammino strepitoso e sono pronte a darsi battaglia qui al campo sportivo Sciorba Stadium. Inizia il match e l'unica occasione del primo tempo capita sui piedi della Campania. Il cross è di Senatore, poi Iovieno si coordina al volo, diventa un assist per Capone che non ci pensa due volte e colpisce il palo. La ripresa si apre subito con i fuochi d'artificio e sblocca la partita la Lombardia. Azione insistita sulla sinistra, il cross in mezzo viene respinto, poi caccia, fa tutto lui, salta con uno slalom speciale Senatore e insacca nell'angolino. Grandissimo il gol del terzino in maglia numero 4 che sblocca il match per i Lombardi. Calcio d'angolo e la Campania pareggia subito i conti. Sadiku veramente male, invece il capitano Calvino molto bene, di testa tap-in, facile facile, non può sbagliare il numero 5 e i campani si portano in pareggio. Ma guardate che cosa succede al 16esimo, calcio di punizione, il pallone in gioco e quindi Gondor non ci pensa due volte, vede Santaniello fuori dai pali e sigla da centrocampo un gol clamoroso. Lombardia in vantaggio 2-1, ha segnato il difensore centrale con questo tiro pazzesco. I Lombardi continuano ad attaccare e trovano un ottimo corridoio per uno scatenato caccia. Si incunea in area di rigore, Santaniello respinge male e arriva Platto in maglia numero 13, tap-in anche per lui, facile facile e siamo 3-1. È finita? Assolutamente no, perché al 42esimo Pirone raccoglie questo pallone, controllo non perfetto, conclusione invece sì, rimane immobile Sadiku che non può fare nient'altro che guardare la palla insaccarsi alle sue spalle. È tutto riaperto e all'ultimo istante di match c'è un'occasione clamorosa per la Campania. Sellitto per Calvino che scatta sul filo del fuorigioco, sterzata su Gondor che prima si fa saltare e poi rimedia con questo salvataggio sulla linea, clamoroso. Calvino a un passo dalla doppietta. Poco prima del fischio finale, calcio d'angolo, sale anche Santaniello, la difesa della Lombardia respinge e resiste fino all'ultimo, non c'è più tempo per altre emozioni. La Lombardia vince il torneo delle regioni battendo in una gara eccezionale la Campania 3-2.